Artmoon Cast, il podcast di Radio 21 Aprile Web per Ezin Contemporary Art Magazine. Il punto di vista di Greta Alberta Tirloni. Greta Alberta Tirloni è una storica dell'arte, critica e curatrice, e soprattutto è specializzata in arte contemporanea. E quando dico specializzata, non lo dico a caso. Bologna Alma Mater Studiorum, La Sapienza, Roma 3 e collaborazioni. Tra l'altro alla Galleria Nazionale, alla Collezione Farnesina, perfino un'attività come perito d'arte anche in famosi e controversi casi giudiziari. Inoltre ha pubblicato studi e saggi sull'arte italiana del XX secolo, sulla Collezione Farnesina, su Gerhard Richter e su Yves Klein, pietre miliari del contemporaneo. La passione per quello che fa scorre forte nelle parole e nelle idee di Greta Alberta Tirloni, che l'esprime con lucidità, chiarezza e competenza, e anche con un po' di ottimismo. Buon ascolto! Dottoressa Tirloni, che cos'è arte contemporanea? L'arte contemporanea è andare sempre più oltre il quotidiano, il qui e ora. È ricerca, è innovazione e creatività nel rispetto dello sviluppo delle tradizioni. Si è passati dalla riflessione sui temi sociali alla sempre maggiore autonomia degli artisti nei soggetti, nei temi, nelle tecniche, nelle opere. Dall'industria, dalla società di consumi del pop fino al neopop, al neoespressionismo astratto, al neosurreale e al virtuale o all'NFT. Come descriverebbe il panorama attuale dell'arte contemporanea italiana? Oggi il panorama dell'arte in Italia è variegato e si inserisce nelle tendenze internazionali. La ricerca artistica ribadisce e sostiene l'importanza del figurativo e dell'opera tradizionale, ad esempio il quadro, la scultura, il tessile accanto alla performance, rispetto ad esempio alle foto, alla videoarte, alle installazioni. Una tendenza in cui si riprendono su tela anche i temi e i linguaggi della street art e del graffito, con forti influenze e contaminazioni reciproche. Cosa mi dice dei famosi e un po' misteriosi NFT? Non fungible token, che al tempo stesso è innovazione di produzione artistica, di certificazione, di autenticazione e di scambio, con la tendenza a disintermediare il mercato tradizionale e sfruttando la rete, anche avvicinando all'arte il pubblico di quella realtà e comunità virtuale e soprattutto i giovani. Dal punto di vista artistico in senso stretto, la produzione presenta forti contaminazioni con il mondo del fumetto, della grafica, della pubblicità, del videogioco, come già con il neopop surreale. Il presente e il futuro dell'arte contemporanea in Italia, secondo lei? Il futuro dell'arte per l'arte in Italia vede anche superato l'handicap di sistema per carenze di strutture ed eventi che poneva gli artisti nel nostro paese in una posizione di partenza più difficile. Si rileva infatti una maggiore diffusione di istituzioni pubbliche e private dedicata al contemporaneo e anche un pubblico che passa da un segmento di nicchia a numeri importanti realizzati negli ultimi anni. Questi elementi confermano un maggiore interesse per l'arte contemporanea e inoltre la globalizzazione, tra i suoi effetti positivi, permette la diffusione di comunicazioni, conoscenze globali in tempi rapidi, permettendo il prodursi di una creatività meno provinciale, quindi meno isolata, ma anche meno egemonizzabile. Gli artisti hanno oggi a disposizione quindi maggiori conoscenze, maggiori occasioni di incontro con altre esperienze artistiche, culturali, anche internazionali. Altresì anche in Italia, soprattutto tra i giovani artisti, si va diffondendo sempre di più il fenomeno della residenza d'artista o i laboratori factory comuni, un'esperienza innovativa di produzione, di confronto e di relazioni. Per i giovani artisti lavorare in stretta relazione reciproca è diventato un elemento importante, accanto alla forma, alla tecnica dell'opera, quasi come fosse parte costituente del loro lavoro. Il tutto stimolando l'artista a entrare nel merito, quindi dal punto di vista della sensibilità artistica, estetica, delle problematiche sociali, etiche, ecologiche, e con il divenire l'arte anche un elemento interpretativo del cambiamento sociale. In ogni caso, gli artisti italiani sono anche influenzati dal contesto
che è rappresentato chiaramente dalla storia artistica culturale della nazione, che si manifesta in qualsiasi espressione artistica. Una specie di made in Italy che caratterizza la creatività del nostro paese, a determinare nelle varie modalità espressive praticate una sensibilità, una estetica, date proprio dalla storia dell'arte del nostro paese, dalla sua ricchezza. C'è chi dice che Roma è un po' troppo tradizionalista per essere davvero aperta all'arte contemporanea. Lei cosa ne pensa? Non sono proprio così pessimista. Innanzitutto, Roma rappresenta dall'antichità un centro rilevante per l'arte. Basta pensare all'emozionante viaggio che ognuno di noi può fare nella storia della Roma classica, no? Da 27 secoli, quindi dalle rovine archeologiche ai musei, ma anche gli artisti o il master che l'hanno frequentata. La storia di Roma, però, mostra anche una città come centro importante dell'arte moderna. Nel Novecento, fino agli anni 60, 70, 80, grandi scuole e artisti, dagli Cavour, De Chirico, Forma 1, Pop Art, la scuola di Piazza del Popolo, Pascali, Schifano, De Dominicis, fino alla scuola di San Lorenzo. Anche in oggi, nei primi decenni del 2000, Roma è influente, importante se non determinante nell'arte contemporanea. Abbiamo tanti artisti attivi ed emergenti. Esposizioni di giovani, artisti affermati e acclamati da critica e da pubblico. Ci sono gallerie anche con sedi di gallerie internazionali a Roma come Gagosian. Operazioni con movimenti nuovi o già affermati e consolidati. La Scuola di San Lorenzo, la citata Scuola di San Lorenzo, la street art con le grandi e conosciute opere murali dal Quadraro all'Ostiense, a Tormarancia, artisti che si richiamano al pop surrealismo e al neopop. E sempre su Roma, l'arte contemporanea, va ricordato che la Galleria Nazionale Arte Moderna, il Palazzo delle Esposizioni, ormai rappresentano da decenni delle istituzioni consolidate, con mostre di rilievo internazionale e anche il più recente, lo sappiamo, il Maxxi, cioè l'arte per il XXI secolo, e come non citare ad esempio la Quadriennale. Tra i musei poi il ruolo del Macro, anche questo è importante sede per l'arte contemporanea a Roma, con due sedi, non una, e la Galleria d'Arte di Roma Capitale Via Cuspi. Diverse le occasioni degli eventi, le giornate porte aperte, open house, l'apertura di sedi altre al pubblico per osservare la raccolta di arte moderna, come ad esempio l'eccezionale collezione farnesina di arte del Novecento italiano e contemporaneo al Ministero degli Affari Esteri, o direttamente le sedi da lavoro degli artisti. Quindi Roma è una sede importante anche per la giornata del contemporaneo ICOM, se si pensa tra le più importanti in Italia per le occasioni, quindi i luoghi, le sedi, gli eventi e gli artisti. Da ricordare poi le nuove iniziative, quindi la Rome Art Week, RAW, esperienza ormai pluriennale. Tra l'altro, con la prima edizione che si è svolta adesso lo scorso 16 dicembre, la Roma Art Night, a cui partecipo come critica, come curatrice, e che vedono la presenza di centinaia di artisti, curatori, critici, sedi di istituzioni e gallerie con un successo di critica e di pubblico. Tra le nuove iniziative a Roma, la Fiera di Arte Nuvola, che con il successo indica la tendenza all'affermazione di Roma quale sede anche del mercato dell'arte contemporanea. E come non menzionare un'altra recentissima ipotesi a fine di questo 2022, la costituzione di un distretto del contemporaneo nell'area centro-nord della città, ideato da parte dell'ambasciatore Umberto Vattani, già segretario del generale del Ministero degli Affari Esteri e ideatore dei 20 anni fa della collezione Farnesina, dedicata proprio all'arte moderna contemporanea. Un progetto quindi di distretto, di cui tra l'altro avevamo già discusso quando collaboravamo negli anni scorsi proprio sulla collezione Farnesina, destinato a unire e valorizzare con iniziative comuni cosa il Ministero degli Affari Esteri, il Maxxi, la Galleria Nazionale Arte Moderna e l'Auditorio, quindi il riutilizzo, la valorizzazione di spazi, come anche lo Stadio Flaminio, in collaborazione con altre istituzioni e l'Università. E aggiungo, dopo la crisi sanitaria a Roma, si assiste negli ultimi 2 anni appunto a una forte ripresa del sistema dell'arte con i diversi operatori e anche una ripresa del mercato, perché la RAW sistematizza ora l'esperienza maturata e vede l'interesse delle istituzioni con progetti e iniziative in sinergia con grandi eventi di Roma. Quindi si è definitivamente istituzionalizzata con il patrocinio del Comune di Roma, quindi una diffusa mappatura sulla città,
mostre, eventi, open studio e il rapporto stretto degli artisti con la cittadinanza, ad esempio le guide negli alberghi, nei negozi che stimolano la cittadinanza attiva verso il patrimonio culturale. Si affermano nuovi artisti che hanno rilievo non solo italiano, nazionale, ma internazionale. Alcuni, per esempio, Alberto Di Fabio, Stefano Bolcato, Vincenzo Scolamiero, Alfredo Pirri. A Roma oggi è dunque ancora più viva tramite anche questi eventi periodici. È un sistema ormai consolidato, una rete di artisti, di istituzioni, di gallerie, di storici, critici, curatori, di accademia, ma anche indipendenti, intermediari e in collegamento tra produzione, mercato, università e ricerca. Vorrei ricordare i numerosi studi, l'attività di studio e di ricerca specializzata che si fanno a Roma nell'arte contemporanea. Ad esempio la Sapienza, le specializzazioni sull'arte, il mercato dell'arte e l'attività eccezionale che fa il Museo Laboratorio ed esso connesso. UniRoma 3 con il Master sulla tutela del patrimonio culturale che si costruisce insieme in collaborazione con il Ministro dei Beni Culturali e con il Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri. Ribadisco gli eventi della giornata ICOM, la RAW, Arte Nuvola, quindi creando un collegamento, un sistema più stabile tra arte, sistema dell'arte e accademia. E anche a Roma gli eventi importanti dell'arte contemporanea, per il loro valore soft di progettualità, più per il loro valore hard di patrimonio, diventano essi stessi di rilievo internazionale oltre che nazionale.